anni è proprio quello di considerare il cosiddetto DGA, il disturbo da gioco d'azzardo, come una vera e propria patologia ormai sociale, assimilabile addirittura alle dipendenze da sostanze stupefacenti. E questo non lo dico io, è comprovato anche dagli stessi manuali di psichiatria, perché è in grado appunto di rendere incapace e soprattutto di resistere a quello che è di giocare d'azzardo e quindi di essere poi nello specifico dipendenti dalla dinamica del gioco. Ci sono circa 17 milioni di persone, quindi badate bene, il 42,9% della popolazione che hanno giocato almeno una volta a somme di denaro. Meno del 15% ha un comportamento definibile a basso rischio, il 4% a rischio moderato, ma ben l'1,6% della popolazione ha un comportamento verso il gioco che è definito problematico.